Ragazzi e ragazze, allora questo video me l'ha richiesto a Nadia. Ciao Nadia, ti mando un bacio. Allora, ha detto Anna, perché non fai un video cosa c'è nella mia borsa? Ho detto sì, io lo faccio perché se non mi sbaglio, io feci un video con la borsa piccolina, perché le borse grandi io le uso solo quando vado a lavorare, le borse grandi. Allora, ho detto ora faccio vedere la borsa questa qui che mi comprai un sacco di tempo fa, quando lavoravo ancora. Questa è finta naturalmente, la compra sulle bancarelle. Questa qua me la metto quando vado a volte da Monica, che vado da Monica e mi sto più tempo e quindi mi metto più cose nella borsa e mi metto questa qua più grande. Vi faccio vedere che c'è, che le cose che ho messo. Mi piacciono tantissimo questi video. Allora, vediamo. Ora mi siedo da qua, ragazzi, aspettate. Allora, vediamo che c'è. Allora, prima cosa, il telefonino. Aiuto! Non si apre. Vabbè, il telefonino Sony. Poi abbiamo le chiavi. Le chiavi. Poi i tic-tac. Che tac, poi qua che c'ho le caramelle a miele, poi un mollettone per i capelli, allora, e poi un orologio. Voi dite: ma come c'è l'orologio nella borsa? Devo dire sì, tengo ancora questa voce bassa, mamma mia, che allora. Sì, perché a volte mi dà fastidio sul polso l'orologio e quindi lo tengo dentro la borsa. Però quando esco, per non pigliare il cellulare, quella volta che esco me lo metto. Me lo metto, hai capito? Però lo tengo in borsa principalmente l'orologio. Lo stavo posando di nuovo. Poi i fazzolettini. I fazzolettini e poi c'ho questo che è troppo bello, me l'ha regalato Nadia. Grazie Nadia, ma quanto è bello! Gli smalti, la trousse, il fard e questo è troppo bello. E dentro c'ho allora una spazzolina per i capelli dell'Avon. Poi tengo questo specchietto che è troppo carino. È fatto tutto così, io fissata col tapping sempre. Mamma mia, mi è venuta la fissa. Se lo apro vi accecco. Quindi è fatto tutto così. È troppo carino. E poi ho due rossetti della Yves Rocher, sono troppo belli. Vedete, sono belli. Questo è rosso. Questo sembra più non sembra rosso dalla telecamera, ma invece è rosso, 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 rosso. E questo è troppo bello, questo mi piace troppo. Che a me i colori scuri mi piacciono moltissimo, perché non truccandomi gli occhi, mi piacciono moltissimo i colori scuri. Bello questo è scurissimo. Vedete? Invece dal video sembra più chiaro, invece è più scuro. Bellissimi questi rossetti della Yves Rocher. E poi e questo c'ho qua dentro. Poi in ultimo io non esco se non tengo l'agenda. Allora c'ho l'agendina. Allora questa agendina, io sono troppo affezionata a questa agendina, la tengo da un sacco di tempo. Vedete come è fatta? È fatta tutta di jeans. E poi qua io ho messo questo wishy tape perché l'unica cosa che non mi piace è questo fatto qua in pelle. E quindi ci ho messo questo wishy tape qua. Qua gli ho messo questo dorato perché qua l'ho messo perché si stava quasi per rompere. Qua si stava rompendo. Quindi gli ho messo questa cosa per non farla rompere. E questa qua, se volete, vi faccio il setup di come è organizzata. Questa è una personal. Ora ci sono proprio le cose che scrivo, due tre foglietti. Ho messo questa bustina qua. Quindi, se volete, vi faccio il setup, vi faccio vedere come la organizzo. Se volete vedere il video, però, perché sennò me la tengo così e quindi la devo rimodernare un poco. E ho fatto il mensile, il settimanale, la to-do list, le idee che mi vengono, le entrate e le uscite.
Solo del portafoglio, cioè, per esempio, io tengo, che ne so, 5, e questo qui, questo video, io l'ho visto, questo fatto che ho scritto qua, l'ho visto da Simply Biki, Simply Biki, non mi ricordo la famosa. Quindi, infatti, lei metteva le entrate e le uscite solo del portafoglio, tipo tengo 20 euro nel portafoglio, c'ho 20 euro e vedo le entrate e le uscite del portafoglio, c'ho 10 euro e le entrate e le uscite del portafoglio. E quindi ho fatto proprio le inserzioni come aveva fatto lei la sua agendina piccolina, perché mi trovavo, forse ho tolto qualcosa che a me non mi interessava. E niente, se volete vi faccio dire come poi la organizzo, perché è troppo bellina, la tengo da un sacco di tempo questa qui, me la porto sempre appresso, perché se devo scrivere un appunto, un numero, faccio più presto con l'agendina. E niente, ragazze, questa era che cosa c'è nella mia borsa quando mi sposto da Monica e devo fare delle cose non di fronte, perché quando esco di fronte mi porto solo il portafoglio. Ora c'è una borsetta ancora più piccolina che mi porto solo il portafoglio proprio, c'è questa borsetta nera, vado di fronte, oppure quella lì che vi ho fatto il video, quella là originale della prima classe che mi aveva regalato Monica. Niente ragazze, vi mando un bacio, al prossimo video.